Aggiunge un'altra vittoria alla lunga serie sin qui ottenuta la Val di Sangro. Giannico e soci infatti hanno la meglio sul San Salvo, terza forza del campionato, e coronano così la lunga rincorsa ai danni del Monte Silvano, capaci di farsi risucchiare 6 punti in pochissimo tempo. Val di Sangro e San Salvo hanno dato vita ad una gara piacevolissima, regalando emozioni a non finire al numeroso pubblico. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto ed alla fine ha prevalso la squadra di casa, che ha fatto vedere sicuramente di più, specie nella prima frazione di gioco. La prima azione per la Val di Sangro arriva al nono, con Giannico che solo davanti al portiere si fa respingere la conclusione. Al 26esimo risponde il San Salvo con Filippone, che approfitta di una indecisione di D'Arcangelo ma non riesce a combinare nulla di buono. 3 minuti dopo Crognale raccoglie un corner e di testa indirizza la sfera all'angolo, dove Tondo Donati non può arrivare, ma per sua fortuna c'è Maiale che respinge. Al 42esimo Crognale, in aria da buona posizione, sbaglia lo stop. Prima del riposo Giannico impegna severamente Tondo Donati, che vola a deviare in angolo. Si va quindi sul riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa, al secondo, spunto di Perrucci, che va al tiro ed è ancora Tondo Donati a dirgli di no. Al 19esimo la Val di Sangro resta in 10 per l'espulsione di Masciangelo. Passano 60 secondi e Di Cengio cross per Crognale, che di testa alza la mira. Al 26esimo azione solitaria di Filippone, che serve De Filippis, quest'ultimo ritarda la conclusione e perde l'attimo, quando va al tiro D'Arcangelo blocca senza problemi. Al 40esimo episodio chiave del match, Giannico cade in aria e il signor Boldrin di Teramo concede il penalty. Lo stesso Giannico si incarica della battuta e porta i suoi in vantaggio. Dopo 4 minuti Perrucci in azione solitaria fissa il punteggio sul 2-0. Val di Sangro, che quindi da questa sera conduce la classifica di promozione. Andiamo a sentire le interviste ai due tecnici al termine di Val di Sangro San Salvo. La partita giocata bene da entrambe le squadre, alla fine però la Val di Sangro ha avuto la meglio. Ha avuto la meglio su un calcio di rigore secondo me inesistente. Poi noi non siamo stati capaci sullo 0-0, abbiamo avuto una palla per andare in vantaggio, non siamo riusciti a sfruttarla. Mister Flocco, una partita giocata a viso aperto delle due squadre, alla fine la sua squadra è riuscita a portare in porto questa vittoria. Sì, soffrendo molto, con una grossa squadra, sapevamo è la forza di questa squadra, perché è terza in classifica, hanno dei giocatori importanti, quindi si sapeva che soffrivamo. Poi con la mancanza, con l'espulsione di Masciangio, si era un po' complicate le cose, però la voglia, la determinazione che ci contraddistingue, in questo momento ce l'abbiamo fatta. E adesso siete primi? Siamo primi, fa piacere, però adesso secondo me diventa più difficile. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, affrontando le partite come abbiamo fatto finora, fino alla fine, con determinazione e con rispetto per le squadre avversarie, perché manca ancora 8 partite, tutto può succedere. Quindi.